Holly! La sua spalla! Oh. Oh. Maledizione, questa proprio non ci voleva. Hudson finisce a terra dolorante. Mi fa male. Bene, Clifford! Chissà dove pensava ad andare quel piccoletto. Dopo aver atterrato Hudson, Yuma va verso l'area avversaria. È ora di segnare un altro gol. Il capitano della Iradon continua ad avanzare indisturbato. Dobbiamo fermarlo. Eccomi. Carter e Mason vanno incontro a Yuma per ostacolarlo. Intervento in scivolata del numero 9 della New Team. Ma niente di fatto, Yuma sembra un muro di granito. Non sarà facile fermare quella montagna. Forse nemmeno Lenders riuscirebbe a contrastare la potenza di Yuma. Forza, fatevi sotto, non ho paura di nessuno io. È come se dovessimo fermare tre uomini. Carter e Ship si avvicinano a Yuma. Eccoli che arrivano. Provate a prenderlo! Lancio lungo e potente del numero 5 dell'Airado. Nessun giocatore della sua età è in grado di equiparare la sua potenza. Ma ecco che sopraggiunge di nuovo Winter. Si ripete esattamente la stessa azione che ha portato in vantaggio l'Airado. Ecco, arriva il secondo gol. Accidenti, non posso permettere che segnino due volte e nello stesso modo. Devo fare qualcosa. La vediamo Harper che salta verso il pallone, colpendolo di testa. Salva così la sua porta da un raddoppio della Iran. Grazie, Bruce. Dov'è la palla? Ma l'intervento di Harper non ferma il numero 16 dell'Airado. Il mio capitano ha mostrato la sua potenza come difensore. Ora io farò vedere cosa so fare in attacco. Mostrerò a tutti la mia classe nei dribbling. Cosa crede di fare quel nanerottolo? Dai, Bruce, forza! Questo non dovevi farlo! Mi prendi anche in giro, eh? Harper tenta di togliere il pallone a Winter, ma non ci riesce. Insisti, Bruce! Levagli la palla! Coraggio, forza, ragazzi! Diamogli una mano! Continua il duello tra Harper e Winter. Dai, forza, New Team! Ecco che arrivano anche Denver e Newman ad aiutare Harper, ma entrambi falliscono il tentativo di impossessarsi del pallone che sembra incollato ai piedi di Winter. Però nei dribbling è anche più bravo di Philip Callaghan. Sandy Winter. Non ci riescono. Sandy è un vero portento nei dribbling. Ora tocca a me. Intanto vediamo Yuma che si dirige verso l'area della New Team. Ragazzi, state attenti a Yuma. Ci siamo invertiti i ruoli. Questo non l'avevate previsto, vero? Dobbiamo fermarlo. Winter parte in contropiede, inseguito da tre difensori della New Team. Forza! Correte! Dai, Sandy, segna un altro gol! I tre hanno raggiunto Winter. Adesso, ragazzi, avrete tutti una bella sorpresa. Cosa? Invece di tirare come tutti si aspettavano, Winter passa sulla sua destra e la palla raggiunge Yuma che continua l'azione. La vediamo Billy Kramer che insegue a distanza ravvicinata il capitano della Iran. Coraggio, dai, prova a togliermi la palla. Vediamo se ci riesci, forza! Arrivo! Fatti sotto! Nonostante l'intervento di Kramer, Yuma tira in porta con una forza incredibile. Riuscirà Crocker ad evitare il gol? Stai attento, Alan!
Ce l'ha fatta! Crocker ha parato un pallone molto difficile. Sei forte, Alan! Guardate, si è sbilanciato! Oh no! È entrato! Attenzione, Crocker ha parato questo fortissimo tiro di Yuma, ma la potenza con la quale il pallone è arrivato lo ha spinto dentro la rete, quindi è gol! L'Airado ha raddoppiato con Yuma dopo soli 10 minuti di gioco. Il risultato perciò è Airado 2, New Team 0. Bravo! Il primo gol lo aveva segnato Winter, mentre il secondo lo ha fatto Yuma. Entrambe le reti sono state realizzate grazie alla collaborazione dei due giocatori dell'Airado, che hanno una tecnica di gioco basata sulla coordinazione, la potenza e la velocità. La situazione è molto critica. La New Team è in guai seri, ragazzi. Clifford è il più forte! Ormai abbiamo vinto e non ce la faranno a raggiungerci! La situazione è molto critica per la New Team. Si sta ripetendo la stessa cosa della prima partita dell'eliminatorio. La squadra che l'Airado incontrò in quell'occasione perse per 6-0, tutte messe a segno da Yuma e da Winter. Ma questi due giocatori hanno avuto la forbizia di non mostrare tutto il loro potere nelle partite antecedenti a questa, servando quindi la sorpresa per le squadre più forti. Più in gamba sono gli avversari, più l'Airado diventa forte. È proprio questa l'arma segreta di Yuma e Winter. Dagli appunti sulle partite non risultava che Yuma fosse così forte. Avete visto? Il presentimento che avevo si è avverato. Già. Clifford è mio cugino e lo conosco bene. Siamo cresciuti insieme. Se rivuoi la tua bambola, vieni a prenderla. Clifford, aiutami, non vogliono ridarmi la bambola. Forza, fatti sotto, cuginetto. Non ne hai il coraggio, vero? Ridatele la bambola e smettetela. Non ci penso nemmeno. Dai, vieni a prenderla. Hai paura di batterti con noi, Clifford Yuma? Sei un vigliacco. Ehi voi, mocciosi, fuori di qui! Sono grandi, non abbiamo scelta. Dobbiamo andarcene. Va bene, ce ne andremo subito. Ehi tu, non fare finta di niente. Devi toglierti dai piedi. Io resto qui. Cosa? Dovrete mandarmi via con la forza, ragazzi. Che faccia tosta. Che vuoi fare, Clifford? Sono ragazzi grandi. Non puoi batterti con loro. Ci ha sfidato. Non possiamo tirarci indietro. Forza, ragazzi! E poi, cos'è successo, Evelyn? Si sono picchiati. E Clifford ha battuto tutti quei ragazzi più grandi di lui. Con i più deboli, Yuma non ci si mette neanche. Oh. Più forti sono gli avversari, più Clifford si impegna. Ma Holly non riuscirà a batterli. Allora, Atto, non dici niente? Non ve l'aspettavate una cosa del genere, voi della New Team, vero? Se ti interessa saperlo, la cosa non finisce qui. Abbiamo molto tempo a disposizione per mostrarvi le altre sorprese che abbiamo tenuto in serbo per voi. Non riuscirai a battermi, Yuma.